Ciao e ben trovato sul canale Il Segreto del Samadhi. Il video di oggi tratta l'inerzia e la pigrizia. Ti renderai conto, attraverso il racconto che ascolterai, che questi sono ostacoli nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Nell'attuale era, caratterizzata dalla sovrabbondanza di comodità e distrazioni, il messaggio di superare la pigrizia assume un'importanza ancora più marcata. L'idea di lavorare alacremente per raggiungere obiettivi ambiziosi diventa un incentivo prezioso, considerando quanto sia facile cadere nella trappola dell'ozio. Buon ascolto! C'era una volta un giovane, noto per la sua inclinazione alla pigrizia. Trascorreva le sue giornate sdraiato all'ombra di un albero, sognando e dormicchiando, mentre i suoi concittadini si affaticavano nei campi e nelle officine. Un giorno, un monaco anziano e saggio fece la sua comparsa nel villaggio e chiamò il ragazzo. «Ho un compito per te», disse. «Vorrei che tu affrontassi una sfida, salire quella montagna e recuperare una sola piuma dalla vetta più elevata». L'altro alzò gli occhi verso la montagna e scosse la testa con sarcasmo. «È impossibile», ribatté con disinteresse. «Sono troppo pigro per arrampicarmi fino lassù». Il religioso sorrise leggermente e aggiunse: «La piuma che cerco non si trova sulla montagna stessa, ma dall'altra parte, scendendo dal versante opposto». A questo punto il giovane era curioso. Prima di allora non aveva mai sentito parlare di questa piuma. L'idea di una sfida così unica lo affascinava e decise di mettersi alla prova. La salita fu faticosa e lunga. Si trovò presto senza fiato e coperto di sudore, ma man mano che saliva provava una sensazione di eccitazione e adrenalina mai sperimentata prima. Quando raggiunse la cima era esausto ma raggiante. Lo spettacolo panoramico di fronte era impareggiabile. Tuttavia, la vera prova era ancora dietro l'angolo. Doveva affrontare la discesa dall'altro lato della montagna ed entrare nella grotta in cui si trovava la tanto agognata piuma. La discesa si rivelò ancora più difficile della salita. Il ragazzo inciampò e cadde più volte, ma non si arrese. Alla fine raggiunse la sua meta e vide la piuma luccicare. La raccolse con reverenza, ammirandone la bellezza. Ben presto si chiese come avrebbe fatto a tornare indietro e a portarla al monaco. L'idea di rinunciare gli sfiorò la mente, ma poi si ricordò della sensazione di realizzazione che aveva sperimentato. Sentì in sé la forza e la determinazione per affrontare nuovamente la sfida. Quindi, senza esitazione, iniziò la risalita, anche se i suoi muscoli erano doloranti e i suoi polmoni bruciavano. Con ogni passo era conscio di aver superato la pigrizia e raggiunto qualcosa di veramente eccezionale. Tornò dal monaco e gli porse la piuma. Il volto del religioso si illuminò di un sorriso. «Bravo!» disse questi. «Oggi hai imparato un insegnamento importante. La pigrizia non è da accettare o tollerare, ma è una sfida da superare». Il giovane convenne, riflettendo su quelle sagge parole. Capì che dentro di sé aveva sempre avuto il potenziale per grandi imprese, ma la sua inerzia lo aveva trattenuto. Ora, con la forza e la determinazione che aveva dimostrato, sapeva di poter affrontare e superare qualsiasi ostacolo sulla sua strada. Questo racconto indaga le dinamiche che consentono di superare l'indolenza, l'impegno costante, la determinazione e la volontà di accettare le sfide. Le tematiche affrontate, come il superamento delle limitazioni personali, l'adozione di una mentalità di crescita e la capacità di affrontare ostacoli, acquistano una particolare rilevanza in un contesto moderno in cui le convenienze e le distrazioni possono facilmente inclinare il cammino verso il successo. Quando ci si impegna a raggiungere i propri obiettivi, si scoprono risorse interne che non si sapeva di avere. E tu, sei una persona pigra?
come fai per trovare la motivazione? Scrivilo nei commenti, lascia un mi piace e iscriviti al canale. Buddha ti benedice.